L'anno pastorale che si è aperto venerdì scorso avrà come tema importante due riferimenti. Il primo è quello del discorso che i vescovi hanno dato alla Chiesa italiana sulla educare la vita buona del Vangelo. Nel discorso che ho presentato programmatico ho fatto notare che questo non può essere un documento che noi non prendiamo in grossa considerazione, anche se i vescovi stanno preparando sia i soggetti che la metodologia per educare la vita buona del Vangelo. Lo faranno nella prossima settimana a livello di CEI, e quindi avremo anche lì l'aiuto da parte delle commissioni della CEI che ci permetteranno di leggere e di tradurre in pratica il documento. C'è qui prima questo documento di educare la vita buona del Vangelo e ci sono i discorsi del Papa. Discorsi del Papa li ho proposti alla considerazione, alla riflessione, alla meditazione della diocesi, perché le ritengo estremamente importanti e fondamentali per la vita delle comunità parrocchiali. E abbiamo già fatto a livello di vescovi del Friuli Venezia Giulia la raccolta di questi discorsi del Santo Padre ad Aquileia e a Venezia, in modo che tutti possano avere in un agile volumetto i testi sui quali riflettere, sui quali meditare. Poi resta per noi di Gorizia anche un fondamentale impegno di tessere relazioni all'interno dei operatori pastorali. Convinti come siamo che senza gli operatori pastorali e il futuro diventerebbe estremamente difficile. Io sto per, diciamo così, con un po' di tristezza, ma anche con consapevolezza, dando l'addio ai padri gesuiti che dopo 400 anni lasciano Gorizia. È una cosa che fa male al cuore, ma si è cercato di capire le motivazioni che la provincia italiana dei padri gesuiti ci ha proposto. Devono lasciare, la mancanza di vocazioni che non può permettere una presenza che è stata preziosa, perché per Gorizia la presenza dei padri gesuiti ha significato passare proprio forse da piccola realtà così molto chiusa a un respiro universale, perché i gesuiti venuti nel 1615 hanno potuto veramente, attraverso le scuole che hanno istituito, attraverso il livello, diciamo, alto di studi che hanno portato, dare alla città un tono veramente di cultura. La cultura quindi parte da loro, ci dispiace che adesso siano loro a partire, anche se il bene che hanno seminato resterà. I gesuiti che si stanno così lasciando la città, il rischio di perdere altre presenze religiose, perché il problema delle vocazioni sta attraversando un po' tutta la realtà ecclesiale, fa sì che ci siano gli operatori pastorali i quali devono veramente impegnarsi. Allora, questo è un punto estremamente importante, è un punto sul quale stiamo insistendo da diversi anni, sapendo che un giorno una parte, se non preponderante, ma certamente una parte di servizi, di ministeri all'interno della Chiesa saranno affidati ai laici, e quindi su questo cerchiamo di operare con qualche risultato, con qualche fatica, perché si tratta veramente di mettere in atto una realtà nuova, di far capire al popolo di Dio quelle che sono le situazioni che si stanno verificando, ma con l'aiuto del Signore mi pare che la diocesi abbia accolto e capito e stia portando avanti questo discorso della cooperazione all'interno del mondo laicale.